Il 17 febbraio 1992 viene arrestato Mario Chiesa, esponente del PSI Lombardo per una tangente da 7 milioni di lire, circa 3.500 euro. Da lì il pool di magistrati di Milano avvia l'inchiesta Mani Pulite, che decapiterà i partiti della Prima Repubblica. Con le indagini si dimettono infatti i leader di DC, socialisti, liberali, repubblicani e socialdemocratici. Coinvolti nello scandalo Enimont, si suicidano il manager Raul Gardini e l'ex presidente Eni Gabriele Cagliari. In tutto le condanne sono state 1.233, ma che fine hanno fatto i protagonisti di Mani Pulite? Bettino Craxi, con due condanne definitive per un totale di 10 anni, muore nel gennaio 2000 in Tunisia. Claudio Martelli, ex ministro di giustizia, condannato a 8 mesi, ha lasciato la politica attiva e ha condotto diversi programmi in TV. Arnaldo Forlani, ex premier e segretario DC, ha scontato ai servizi sociali la condanna a 2 anni e 4 mesi per le tangenti Enimont. Antonio Di Pietro ha lasciato la toga nel 1994, ha fatto più volte il ministro con il centrosinistra e ha fondato l'Italia dei Valori. Oggi si dedica all'agricoltura in Molise. Ilda Boccassini ha sostituito Di Pietro nel pool per anni. Oggi è in pensione.